Sindaco Alessio Cavarra, è stata sciolta la riserva. Lei corre per il bis allora. Sì, come avevo annunciato diverse settimane fa, dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio di previsione, domani comunicherò alla mia città cosa farò, che è quello appunto di ricandidarmi a sindaco di Sarzana. Quali sono gli obiettivi che si pone per i prossimi 5 anni allora? Gli obiettivi sono quelli di proseguire sulla strada tracciata in questa legislatura. Abbiamo lavorato perché i cittadini potessero in qualche modo dopo anni avere una imposizione fiscale ridotta, abbiamo ridotto le tasse, abbiamo fatto un'importante lotta all'evasione. Quindi i prossimi obiettivi sono quelli di confermare una crescita della nostra città, proseguire sui progetti che sono partiti, altri dovranno partire a breve. Inizia una campagna elettorale che si preannuncia difficile a Sarzana. Da una parte c'è il centrodestra che ovviamente mira a mettere la cosiddetta bandierina anche su questo comune e dall'altra c'è invece anche una sinistra che non rema nella direzione naturalmente del PD, ma va per i fatti suoi. Sì, ma io ritengo che questa bandierina sarà molto complicata per Totti, Giampedrone e compagni poterla mettere nella nostra città. Prima di tutto perché queste persone non conoscono nemmeno la nostra città, le tradizioni, non hanno un programma di governo, non hanno nemmeno un candidato perché mi pare che abbiano grossa difficoltà a individuarlo all'interno della propria coalizione. E poi c'è, diciamo, una parte minoritaria della sinistra, che sono i fuoriusciti del Partito Democratico, e che tra l'altro mi risulta che abbiano ancora molte difficoltà per trovare un accordo tra di loro per individuare un candidato. Sono stati 5 anni di lavoro, però anche 5 anni difficili. Rispetto a questo c'è qualcosa che cambierebbe, che cambierà nel caso venisse riconfermato? Sì, sono stati 5 anni molto complicati perché la situazione che abbiamo trovato era una situazione molto difficile. Però, come si può dire, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo cercato di fare del nostro meglio.